La camminata in rosa è certamente la manifestazione più importante dell'ottobre in rosa, vuoi per la partecipazione che è veramente ingente, vuoi anche per gli obiettivi che persegue. Assessore Lucia Tarsi, allora il significato di questa grande manifestazione? Sì, all'interno dell'Ottobre Rosa c'è sempre questo evento che deve portare la sensibilizzazione, deve diffondere la sensibilità nei confronti della prevenzione il più possibile, e quindi il gran numero delle persone, anche l'aria di festa che ci sarà in piazza con la ginnastica Aurora che farà una piccola manifestazione, con questi palloncini fucsia che doneremo ad ogni singolo partecipante, chiedendo anche a tutti i partecipanti di indossare le magliette che già hanno oppure qualunque abbigliamento abbiano colorato di rosa. E faremo questo grande momento così corale tutti insieme in piazza e poi faremo una passeggiata nelle vie della nostra città, una passeggiata semplice, senza ostacoli, potranno partecipare quindi anche persone anziane o con problemi di deambulazione. Poi quando torneremo in piazza avremo una mela per merenda. Questo è un momento importante perché con il colore rosa che riempie la città dobbiamo ricordare a tutti quale sia l'importanza della prevenzione. In questa grande carrellata di eventi che abbiamo fatto durante il mese abbiamo anche cercato di raggiungere le signore che vivono magari lontane da questa sensibilità attraverso un programma televisivo che va in onda su Fano TV, dove radiologo e medico della nostra unità senologica di Fano raccontano l'importanza della prevenzione. Ci saranno anche tante associazioni che contribuiranno anche con il loro stand a propagandare la loro attività. Ci saranno molte associazioni che hanno chiesto di partecipare e queste associazioni parteciperanno ciascuna per le sue specificità con dei banchetti. Sono associazioni legate comunque alla figura femminile, legate anche alla salute e quindi abbiamo ben accolto il contributo di tutti. Allora, quando si comincia e qual è l'appuntamento per domenica prossima? A domenica ci cominciamo a vedere dalle 8 di mattina e cominceremo quindi a consegnare i gadget, il palloncino e pettorina con l'indicazione della camminata. Alle 9 ci saranno i saluti ufficiali, uno piccolo spettacolo dell'Aurora ginnastica ritmica che gentilmente viene così ad allietarci, e poi alle 10 partiremo da Piazza 20 Settembre, faremo la nostra passeggiata, sono 5 chilometri e andremo sicuramente piano per cui tutti potranno partecipare, zona Lido, zona Sassonia, poi torneremo in centro e alle 11 è previsto che si riesca a ritornare in piazza, dove Coldiretti ci aspetta con una merenda sana, una mela, e quindi vi aspettiamo tutti domenica mattina alle 9 per fare questo grande evento cittadino.